L'avvocato di Meghan Markle ha affrontato le accuse che la duchessa del Sussex ha maltrattato il personale del palazzo, dicendo che il termine bullismo può essere usato molto, molto casualmente. L'avvocato di Meghan, Jenny Afia, partner dello studio legale Skillings che ha rappresentato la duchessa nelle sue battaglie legali contro la stampa, ha discusso il termine bullismo nella serie di podcast della BBC Harry. Meghan and the Media. L'avvocato, che ha parlato con l'editore dei media dell'emittente Amol Ryan con il permesso della duchessa, ha affermato che le accuse di bullismo possono essere fatte molto casualmente e possono essere molto, molto dannose, in particolare per le donne in carriera. Ha anche respinto fermamente le affermazioni di bullismo fatte contro Meghan da persone che hanno lavorato con lei a Kensington Palace. Aggiungendo che la rappresentazione della duchessa come un bullo non corrisponde affatto alla mia esperienza di lei. Apparendo nel podcast, la signora Afia ha dichiarato: «Penso che la prima cosa sia essere veramente chiari su cosa sia il bullismo perché il termine viene usato in modo molto, molto casuale. Mia figlia mi ha definito un bullo la scorsa settimana quando le ho chiesto di lavarsi i denti, a 7 anni. Quindi il termine è usato molto liberamente ed è un termine molto, molto dannoso come sappiamo, in particolare penso per le donne in carriera. Quello che il bullismo in realtà significa è usare il potere in modo improprio, ripetutamente e deliberatamente per ferire qualcuno, fisicamente o emotivamente. La duchessa del Sussex nega assolutamente di averlo mai fatto. Conoscendola come me, non posso credere che l'avrebbe mai fatto. Non ero lì in quel momento, ma non corrisponde affatto alla mia esperienza con lei e l'ho vista in momenti molto, molto stressanti. Quella storia è assolutamente falsa sul fatto che sia una prepotente. Detto questo, non vorrebbe negare le esperienze personali di nessuno. Le osservazioni della signora Afia arrivano mentre Buckingham Palace sta conducendo un'indagine interna sulle accuse di bullismo.